Ciao amici, oggi parliamo di uno degli aspetti fondamentali per la produzione musicale, l'arrangiamento. Se avete un pezzo che suona un po' meh, oppure avete difficoltà nell'arrangiare un brano, siete nel posto giusto. Oggi vi mostrerò come arrangiare un pezzo in modo semplice per renderlo più scorrevole e meno noioso. Promesso che sarà facile, quindi rimanete fino alla fine. Cominciamo dalla intro. Di solito dura 4 o 8 battute. Noi oggi ci manterremo sulle 4. Quindi creiamo una melodia semplice. E queste sono le nostre prime 4 battute. Però c'è un però. Se lasciamo la melodia così com'è, l'ascoltatore potrebbe annoiarsi. Quindi che si fa? Una cosa che possiamo fare è aggiungere qualche effetto, ad esempio un riverbero. Questo effetto è stato creato con il LuxVerb, riverbero stock di FL Studio. Grazie a questo effetto la transazione intro-prima strofa diventerà più scorrevole. Oppure possiamo aggiungere dei suoni che ci aiuteranno a collegarci con la prima strofa. Come ad esempio questo. Aggiungiamo lo stesso effetto di riverbero, un effetto di volume. Arriviamo alla strofa. Qui faremo 8 battute. In questa fase bisogna arricchire la canzone senza esagerare. Infatti l'idea è quella di mantenere un equilibrio con la parte che arriverà dopo. Una cosa che possiamo fare è magari arricchire il piano con un pad. Quindi prendiamo le note che abbiamo fatto col pianoforte e le incolliamo in un pad che abbiamo scelto. Quindi la prima parte, le prime 4 battute della prima strofa risultano così. Come abbiamo detto, le battute sono 8, quindi dobbiamo fare la seconda parte. Nella seconda parte teniamo sempre gli stessi suoni, quindi pianoforte e pad. Riaggiungiamo l'arpeggio e inseriamo un hi-hat chiuso. Concludendo la prima strofa, possiamo aggiungere anche un basso. Prendiamo le nostre note dal piano che abbiamo creato e ci creiamo la nostra linea di basso. Quindi questa è la prima strofa. Il pre-chorus o pre-ritornello, anche qui sono altre 8 battute, così da arrivare a un totale di 16 battute tenendo conto della prima strofa. Questa è una sezione preparatoria per la parte del drop o del ritornello. Qui possiamo scegliere se aggiungere altre 4 battute per creare il build up, oppure usare le ultime 4 del nostro pre-chorus. In questo caso ne faremo così. Teniamo sempre gli stessi suoni. Qui aggiungiamo anche un kick. Ed eccoci arrivati alla parte fondamentale della canzone, la parte più energetica, la parte del ritornello o del drop, solitamente formata da 8 o 16 battute. Noi utilizzeremo le 16 battute. Questa è la parte di massima energia del pezzo. Infatti qua metteremo tutti i nostri suoni. Come detto prima, sarà di 16 battute e sarà diviso in due parti da 8, così da differenziare le due parti. Per fare il drop ho ottenuto il pianoforte. Ho cambiato il basso.
ho creato questo accompagnamento. E ho creato la melodia principale. Dopo il drop potete copiare e incollare la stessa identica struttura, oppure potete inserire un bridge o special, a seconda di come lo volete chiamare, per dare un po' di variazione. Con il bridge l'arrangiamento uscirebbe così. La scelta è vostra. Ultima cosa è l'outro. Qui si può tranquillamente copiare o il bridge o l'intro. Non serve esagerare, basta dare una sensazione di fine. Infatti si può anche chiudere con una semplice automazione di volume dal master. In questo caso noi abbiamo copiato l'intro e abbiamo messo un'automazione di volume per chiudere il pezzo. È un metodo facile per arrangiare un brano e farlo suonare bene. Sentiamo il brano finito. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi like e iscrivetevi e non dimenticate di farmi sapere cosa ne pensate nei commenti. E noi ci vediamo a un prossimo video.